Chi ti ama ti dice la verità, anche se la verità può far male. Perché chi ti ama desidera il tuo bene, davvero, desidera la tua salvezza, desidera il bene sommo per te. Chi non ti ama fa compromessi con te, ti mente, è ipocrita, o peggio cerca la tua approvazione e farà in modo che tu ti leghi a lui, a lei, in una relazione confusa, morbosa, nevrotica. Chi ti ama non ha paura anche di perderti. Questo sembra un paradosso, ma è proprio così. Chi ti ama, un genitore che ama veramente i suoi figli, un marito, una moglie, che si amano veramente, non hanno neanche timore di essere rifiutati. Perché lo zelo per la casa del Signore divora il cuore, è un fuoco che arde ed è una santa gelosia che non può permettere, non può accettare, non può, come dire, passare sotto silenzio il fatto che l'altro, la persona amata, sia distrutta, diventi una sentina di vizi, una casa, un mercato. E questo è ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo con tutti noi, ma lo ha fatto con un'autorità unica, perché davvero lui non ha avuto timore di dirci la verità, e non solo, ma di dare testimonianza alla verità, di fare la verità, cioè di attuare la verità, di realizzarla, di incarnarla la verità, sino a diventarne martire, testimone sulla croce, sino a farsi rifiutare, perché questo, che qui al Vangelo di Giovanni all'inizio del suo ministero, è uno dei capi d'accusa, forse quello decisivo, prima della sua autoproclamazione come figlio di Dio, che lo conduce poi alla croce, alla morte. Cioè, per amore della sua casa, per amore della sua famiglia, per amore del suo popolo, per amore di ciascuno di noi, Gesù Cristo si è giocato la vita fino in fondo. Perché è chiaro che se la parola di verità e questi gesti profetici con i quali il Signore ha purificato il Tempio incontrano qualcosa da purificare in noi, cioè incontrano zone di orgoglio, di superbia, peggio, peccati occulti, nascosti, che non vogliamo che emergano, che vengano alla luce, quei peccati che accarezziamo e che poi ci fanno le fusa dentro, contenti di essere accarezzati, quel giudizio per esempio, quella mormorazione, quel pensar male dell'altro, oppure quel pensare che la propria idea è l'unica giusta e non esci da lì, non esci da lì, per quanto gli altri possano spiegarti, non esci da lì, e forse sì, forse quell'idea tua è giusta, hai ragione, ma stai difendendo te stesso attraverso la tua idea e non hai la capacità e la possibilità e la voglia di perdere la tua vita per amore dell'altro. Tutto questo, che si chiama superbia, che è l'uomo vecchio, non è felice quando è stanato, quando è messo alla luce. Non è possibile. Per questo si ribella. Tante volte noi ci ribelliamo alla verità? Tantissime. Ma fanno anche i bambini, no? Quando negano l'evidenza. Sono molto innocenti, molto buoni, però è naturale, no? Quando tu li trovi in flagrante, no. Cioè la prima reazione naturale dice no, ma come? Ma c'è le mani sporche di marmellata? Dici no. È così, tutti vogliamo difenderci. Dico tutto questo perché oggi è la dedicazione, celebriamo la dedicazione della Basilica Lateranense, della Chiesa Madre, è il cuore della Chiesa, che non può che essere la sposa immacolata di nostro Signore Gesù Cristo. Non può che essere senza ruga né macchia. Allora il Signore Gesù Cristo ha l'autorità per purificarla giorno dopo giorno, per farla comparire davanti a sé, santa, immacolata, nell'amore, tutta bella, anche se, come dice il Cantico dei Cantici, scura, cioè, no? Scura sono ma bella, cioè, anche se il sole, la vita, le cadute ci provocano rughe, ispessiscono la nostra pelle, tolgono la bellezza. Il Signore ha questa capacità ogni giorno di rifare la sua sposa e quindi tutti noi bellissimi, bellissima,
senza ruga, senza macchia, pura, ma lo fa perché ha dato la vita per sé, per lei. Lo fa con il suo sangue. E questa è la differenza tra un moralista, tra un genitore nevrotico, un educatore nevrotico, un prete nevrotico, o se vogliamo un marito, una moglie nevrotici, che vogliono imporre la loro forma di purificare l'altro, di renderlo secondo i propri criteri. La differenza è tutta qui, che Gesù Cristo lava, ci purifica con il suo sangue. Nei paralleli di questo Vangelo, questa cordicella, questa frusta di cordicelle, è chiamata flagellum. Ha fatto questo con il flagello, e il flagello è quello che ha colpito la sua carne. E se vi ricordate che cos'è il flagello? Il flagello, una volta che arriva sulla spalla o dove sia, staccava completamente pezzi di carne. È una cosa terribile, allora dentro le parole di verità del Signore sta il suo amore più puro, più cristallino, l'amore di chi per purificarci ha dato la sua vita. Quel flagello che doveva arrivare su di noi è arrivato prima su di lui, perché lui potesse sperimentare con la nostra carne la vera purificazione e donarcela. E cos'è che ci purifica? La storia, i fatti, la croce. Lui, pur non avendo peccato, si è fatto peccato per noi, cioè con la sua carne ha portato la nostra carne a prendere questo flagello, perché il flagello, cioè la purificazione necessaria, non ci uccidesse definitivamente. Lui si è lasciato uccidere, si è lasciato battere, fustigare fino in fondo, fino a morire, ma è risorto. E questa è la vera purificazione. È questo che cambia completamente la nostra vita, giorno dopo giorno, ogni giorno, perché non è soltanto un correggere esteriore, non è soltanto un mettere pesi, un mettere leggi, un escludere, un emarginare, un castigare, ma entrare insieme con noi in ciò che davvero ha la capacità, questo altoforno che è la storia, che ha la capacità di purificare il nostro cuore dalle cattive intenzioni, dai peccati, per farci una sposa bella, santa, pura, veramente dedicata completamente al Signore, perché questa è la nostra vita. Noi siamo nati e stati e poi scelti e chiamati a essere parte della Chiesa per essere dedicati completamente a Lui, perché non ci siano scorie in noi, non ci siano tradimenti, perché la nostra vita sia innamorata completamente del Signore, perché chi vede noi veda Cristo, e chi vede Cristo possa vedere il Padre, quindi il cielo e quindi la salvezza. Non sono cose da poco. Tutto quello che a noi accade ogni giorno, questo flagello che arriva attraverso la storia, è l'amore più puro del Signore. Per questo l'ha preso Lui, per mostrarci e rivelarci che è amore puro per tutti noi, che ci vuole santi, immacolati, nell'amore, nel suo amore, per poter essere sua immagine, sacramento di salvezza, segno di salvezza per tutte le genti, cominciando dalle persone che sono accanto a noi. Per questo, quando accade qualcosa nella nostra vita di storto o di strano, non è soltanto una cosa che riguarda noi, è una cosa che riguarda innumerevoli persone, neanche possiamo immaginarlo. Se ti accade qualcosa oggi, è per questa scuola, è per i ragazzi che sono qui. Anche se un mal di denti, anche se hai un contrasto con la sorella, anche se hai un problema in famiglia, qualsiasi cosa accada nella tua vita ha una risonanza eterna per le persone che sono accanto a noi, perché siamo stati dedicati a Lui, siamo stati unti come l'altare quando è dedicato. Lo Spirito Santo, la nostra vita è un altare dove, come sacrificio di soave odore, tutti noi siamo chiamati ogni giorno a essere offerti, cioè consegnati, dedicati al Signore, perché con noi e in noi, come è stato con Lui sull'altare della croce, anche le persone che sono legate a noi, che sono affidate a noi, possano essere come un profumo soave che giunga fino a Dio, fino al Padre. Lo dice San Paolo: io sono un apostolo dei pagani, sono dedicato al Signore, scelto dal Signore perché i pagani possano essere una oblazione gradita a Dio. E questo è il senso più profondo della nostra vita e di tutto ciò che ci accade, nella vita eterna in noi e nelle persone che sono accanto a noi.